Cazzata, Marcus. Ma anche lui faceva ste cazzate, quindi è inutile che guardi il video così. Perché adesso gli obiettivi stanno in alto? Perché gli obiettivi adesso stanno in alto? Non lo so. Comunque è inutile che Marcus guardi il normale così, perché anche Marcus era così quando era giovane. Nel 3, nell'1, nel 2 era scatenato. Bentornati ragazzi! Una cosa, Jin sa della nostra piccola vacanza ad Hammerland e, come pensavo, non è affatto contenta. Ora che ha finito di urlarmi in faccia, vuole urlare in faccia a voi, tutti voi. Ricevuto, controllo. Forza, pronti per la ramanzia. James, e se andassi io da Jean per primo? La calmo prima che tu faccia rapporto. Quindi il sergente Phoenix adesso fa il diplomatico? Mettila come vuoi, siamo in guerra, anche se non sembra. Dobbiamo essere tutti uniti. Sì, beh, insomma, se credi che sia utile, fa pure. Vorrei che tu fossi stato così bravo ad ascoltare anche in quel sito. È andato tutto bene, no? Ascolta, James, ti do un consiglio. Smetti di provare a dimostrare qualcosa. Fai il tuo lavoro e basta. Papà, ho fatto tutto il necessario. Necessario vuol dire che non ci sono altre opzioni. Non era necessario. E tu lo sai. Che c'è che non va? Tu che dici? Le solite cose non vanno. Ehi! Fa così solo perché ti vuole bene. Beh, mi sa che allora non è così bravo a dimostrarlo. Ok. Sì, beh, noi entriamo, eh. Forza, Dave. Hai detto una stronzata. Sì. Mi dispiace. Sai una cosa? Vi somigliate molto più di quanto vogliate ammettere. Botto. Lui è uguale a Marcus come era all'inizio. I dati ce li hai davanti, Damon. Ma come? È tutto qui. Il nuovo satellite non si collegava automaticamente a quelli vecchi. Non riesce a trovarli. Senza una programmazione regolare del comando a distanza, la precisione di tracciamento peggiora. Grazie mille, Iris. Il tono delle tue parole non combacia con il loro significato, quindi non mi stai ringraziando davvero. Puoi smetterla, per favore? Allora, non riesco a trovare gli altri satelliti del Martello dell'Alba. La notizia positiva è che per sbaglio ho inventato un'IA che capisce il sarcasmo. Tieni, questo è il drive che volevi. Forse ti è utile. A trovare satelliti perduti, ne dubito, ma gli darò un occhio. Ehi, un momento. Quindi è stato tutto inutile. Ah, funzionerà, sì. Con un solo satellite funzionante sarà dura controllare il raggio. Che cos'ha, Bay? Ha avuto qualche problema. Quale tipo di problema? Quel tipo. Oh. Oh, sono sicuro che me ne pentirò. Ok. Signori, vi presento il nuovo Jack. E quando cavolo l'hai costruito questo? Quando cavolo l'ho costruito? È il mio lavoro. Non sto qui a costruire cose che voi non apprezzate, che riuscite sempre a sfasciare. Nuova gamma di comportamenti, scansione potenziata, moduli di combattimento e supporto migliorati. È unico nel suo genere. E? Ed è tutto vostro. E ora scusatemi, ma devo trovare un milione di satelliti di 40 anni fa. Damon, mancano solo 15 satelliti. Grazie, Iris. Altro sarcasmo da aggiungere al tuo archivio. Prima di iniziare, Damon, il modulo da te così brillantemente progettato è pronto. Che non per culo pure. In maniera sarcastica, ci sono riuscita.
Seguitemi. Meglio equipaggiare questo nuovo modulo. V-Jack sarà pronto a combattere. Questo mi piacerà. Darà a Jack quello che chiamo Flash. Acceca e stordisce il nemico. Vai. Agganciato ed equipaggiato, come lo usiamo? Vi faccio vedere, di qua. Ok, prendi un'arma e mettiti in copertura, poi inizieremo il test. Ecco. Iris, attiva Alpha 331. Allora, mettiamo che ci sia un bersaglio che se ne sta beato dietro una copertura. L'abilità Flash di Jack risolve il problema. Mira al DB e attivala. Guarda cosa succede. Potrebbe esserci utile. Ora riproviamo con bersagli multipli. Prova adesso. Attiva Alpha 332. Eccoli, Demon. Jack deve reindirizzare l'energia. Guarda, una volta ricaricato, colpisce di nuovo. Mi sono tornato indietro, Ricarica avviata. Ok, guarda adesso il nemico. Cassacante! Esatto, basta, basta. Okay. Adesso li puoi sparare. Anch'io ricarica. Forza! Orienti acquisiti. Ottimo! Ripeti pure la prova, se vuoi. Capite come si usa? Dobbiamo solo aspettare che si ricarichi. No. Sequenza test completata. Senza offesa, JD, ma Jack è il mio migliore amico adesso. Sono felice per voi, tutti e due. Ma ora ho bisogno che rimettiate le armi nell'unità armeria e ve ne andiate da qui. Non devi ucciderlo. Vai a punciare le armi, va. La possiamo manco tenere? No, puoi tenere. Vuoi liberare di noi? Oh, l'hai notato. Comunque potete potenziare le abilità di Jack con i componenti giusti. Ma prima di vedere Jin, passate in armeria. Potrebbero averne uno da prendere in prestito. Oh, lo faremo di sicuro. Bene, ora posso tornare al lavoro. Quel che Demon intende dire è che ha cose più importanti da fare. Grazie, Iris. La mancanza di tatto è uno dei tratti più lodevoli di Iris. Chissà da chi l'ha preso. Pessimo cibo da asporto. Baird, so che ti sei incavolato parecchio quando Jin ti ha richiuso. Come va? Oh, ascoltate, mi piace. L'officina è pacifica, tranquillo. Demo non sta dicendo la verità. Poco prima che arrivaste, era molto critico nei confronti del primo ministro, riferendosi diverse volte a lei con la parola. Non entriamo nei particolari. Baird, devo andare. Ci sentiamo dopo. Nessun problema, fai quel che devi. Ehi, Paz, come va la vita nelle retrovie di Jin? Benissimo. Certo, non tutti possiamo sempre andare in qualche missione segreta. Ah, sì? E chi te l'ha detto? Siamo nell'esercito, non in un convento. Sì, va bene. Beh, ascolta, ti lasciamo al tuo lavoro. Picchiare le macchine è importante. Fine allenamento. Aspetta un secondo, spara merda. Spara merda? Dello, che cos'è? Non lo so. Probabilmente uno che spara a merda. O forse uno che spara male. O uno che dice che... va bene, ma vaffanculo. Prendiamo le cose interessanti. Tu e io combattiamo adesso. E com'è che batterti sarebbe interessante? Ci sei oppure no? Partecipi anche tu? Sono abbastanza sicura di non avere quello che vi state misurando in questo momento. Anche se potrei sbagliarmi.
Ah, divertente. Ci stai o no? Oh, ci sto. Dai, amico, prendiamo il modulo di Jack e andiamocene. Ma no, divertiamoci. Figlio di puttana. Sei divertito abbastanza? Oh. Riprovaci, Fas, andiamo. Ti dico la verità, Fas. Un modulo potrà anche allenare con te, ma non potrà batterti. È contro la sua programmazione. Ma questo spiega la tua falsa sicurezza. Anche parecchio, direi. Vuoi un consiglio, Phoenix? No, sto bene. Sin ad ora i suoi bravi ragazzi. Ma mai molto a lungo. Mi sono divertito. Vaffanculo. Va bene, adesso che la ricreazione di fase è finita, troviamo il componente. Aspetta, c'è questo qua. Ok. C'è questo qua. E non è ancora mezzogiorno. No. Cioè, è stato sospeso. Si allenava il coglione. Ecco il componente che ci presteranno. Per rubarlo? Preferisco un prestito a scadenza indefinita. Ok. Bene, vediamo cosa fa. Potenza check. Hai trovato un componente. Ok. Scegli il potenziamento che vuoi. Allora, che potenziamento ci prendiamo? Ah, c'è anche da potenziare. Sì, si può anche potenziare quelli, se no altrimenti si può fare un altro potenziamento nuovo. E ti può portare le armi, ma è un po' inutile. Secondo me è salute. Della salute. Ammetto di adorare il nuovo Jack, non vedo l'ora di provarlo. Fatto sul posto mio. Contieni la tua agitazione, dobbiamo ancora andare. Lo puoi scegliere tu al posto mio. Sì, ormai è abbastanza che no, nel senso, o io o te lo sceglievamo. L'hai scelto tu al posto mio. Tu hai fatto l'obiettivo. A te hai dato l'obiettivo perché l'hai fatto tu. La prossima devo farlo io. Ma non lo puoi fare adesso? Eh? Non lo puoi fare adesso? No, ormai l'ho già fatto. Ah, non lo sapevo, pensavo io lo faccio adesso. Che figo. Vabbè, la prossima. Eh? La prossima, dai. Ok, allora adesso dove dobbiamo andare? Da. Un giorno mi svegliai, andai a cagare. Dai, adesso basta, devi farti vedere. Corrono così come qui, sai quelli che corrono nell'esercito. Uno, due, tre, vaffanculo. Allora, bisogna andare qua. Ok. Voglio essere chiara. Eccola. Quando si tratta di quest'arma, non condivido il tuo ottimismo. È la prima volta che mi accusano di essere ottimista. Sì, certo. Ti ricordo che tua moglie era contraria all'idea di riportare il martello online. Pensavo volessi rispettare i desideri di Anya. Farò finta di non aver sentito, per il bene di entrambi. Anya avrebbe sicuramente preferito. Non la devi nominare. Ecco. Quindi quella cazzo di bocca. Se è così che la pensi, allora non discuto. Tu e quel maledetto programma di fertilità. Un programma che ti ha dato tuo figlio e il mio. Io ho rispetto per Anya. Io l'adoravo. Non mi interessa se mi credi. Quando il mio programma era ancora agli inizi, è venuta da me. Si è offerta volontaria, tutte e due le volte. Vedere il primo ministro Stroud sottoporsi al trattamento. Sai quanti bambini sono vivi oggi grazie a lei? Credo che dovrebbe essere sepolta qui, con i padri della patria. Sarebbe di ispirazione alla gente. La tua ispirazione era mia moglie.
Primo ministro, il tenente Phoenix e la sua squadra. Falli entrare. Ah, tenente, ho saputo che la tua missione ha avuto successo. Primo ministro, posso spiegare? Ma certo. Spiegami, da quand'è che Damon Baird mi ha sostituita? Spiegami come mai lanciare un satellite per il martello dell'alba non richieda più il mio consenso esplicito. Tutti uniti, eh? Tenente, il martello dell'alba ha quasi spezzato più vite COG dei nemici che abbiamo affrontato. Tuo padre dovrebbe saperlo meglio di chiunque. Io mi fido delle armi, primo ministro, ma non mi fido delle persone che le usano. Il martello dell'alba non sarà riportato online. Ah, deve essere il rapporto sull'evacuazione dell'insediamento 2. Stanno evacuando l'insediamento 2. Perché? Ci sono state attività al sito di interramento. Capo Carmine, rapporto. Siamo sotto attacco! Ci servono rinforzi immediati! Per favore, parli piano. Mandate rinforzi subito! Mobilizziamo la quarta divisione. Prenderemo il comando dei rinforzi. D'accordo. Andate.